Con questa splendida location alle mie spalle inizia la nuova puntata di Made in Carnia legata ai Ghidina in TV, Aria di Carnia, sapori di folk. Prima però la musica e poi ci saranno delle interviste realizzate proprio qui a Forni di Sopra per un progetto legato alle Dolomiti friulane. Musica maestro e fiato alle trombe. Cos'è Made in Carnia? È un portale informativo e una piattaforma e-shop di proprietà del gruppo Friuli TV. Diamo spazio alle attività della Carnia mediante servizi informativi, trasmissioni mirate, linee dirette con i sindaci e le amministrazioni. Inoltre puoi vedere le trasmissioni di Carnia Web TV con speciali settimanali e on demand. Stiamo allestendo e configurando la piattaforma con i vari inserzionisti. Vuoi essere presente anche te o avere informazioni dettagliate? Non esitare a contattare il nostro ufficio marketing via mail a info@friulitv.net oppure al numero 371-521-3748. Un nostro responsabile vi illustrerà nel dettaglio il progetto e le relative soluzioni commerciali. Made in Carnia, il portale della Carnia, è un marchio Friuli TV. E par concludi, io soi Carnia Voice, la voz dalla Carnia. Maurizio Ferigo, questa bella iniziativa di rilancio turistico per fare squadra e non solo in un territorio che al momento, diciamo così, è ancora un po' vergine, se mi è consentito il termine, a livello di promozione, ma soprattutto di conoscenza fuori dalle mura delle Dolomiti friulane, no? Ma diciamo che c'è una promozione singola di ogni singolo territorio. Mettersi in rete, secondo me, è un'emozione unica, perché riusciamo a mettere insieme 5 comuni in un angolino delle Dolomiti che non sono griffate, quindi sono Dolomiti ancora da scoprire. È un qualcosa di importante, secondo me, perché comunque ormai il turismo non è più stanziale, è abituato a muoversi, quindi le varie opportunità che possono offrire i 5 comuni sono il vero valore aggiunto del progetto. Guarda, chiaramente la messa in pratica non è proprio dietro l'angolo, ci vorrà del tempo, però l'importante è cominciare. Ma sicuramente l'importante è cominciare. Questo va dato atto al nostro sindaco, il sindaco Forni Sopra, che ha messo insieme i suoi colleghi,
in un progetto in cui ci credono, quindi va perseguito, va iniziato per poterlo portare a termine. Mai si inizia, mai si finisce. Restiamo nell'attualità immediata. Che prospettive ci sono per quanto riguarda la stagione imminente alle porte per l'inverno 2023-24? Prospettive sono buonissime perché comunque Forlì non ha mai tradito per l'inverno. Il promoturismo sta facendo il suo, quindi avremo pronte le piste a breve. La rete di impresa si sta attivando per aprire il centro sportivo con il palaghiaccio, con la piscina, col centro benessere. I pacchetti sono pronti, le prenotazioni vanno benissimo. Ho sentito i colleghi che comunque sono tutti soddisfatti. Partiamo e andiamo avanti alla grande. Possiamo dire parlare già di sold out? Certi periodi sì, qualcosa soprattutto perché Forlì di Sopra ha una particolarità, lavora benissimo durante la settimana e ai weekend non dico che soffrono, ma sono quelli del last minute, quindi ci sono ancora dei periodi disponibili, non parliamo di Capodanno sicuramente, però nulla vieta di inviare la struttura ricettiva alla richiesta e avranno sicuramente le risposte adeguate. Insomma, magari anche il cosiddetto digitante dell'ultima ora un fischio lo può fare, insomma. Sicuramente gli troviamo qualsiasi opportunità, perché fra Forlì di Sopra e Forlì di Sotto, fra strutture ricettive classiche, albergo diffuso, campeggio, abbiamo diversi posti letto, adesso abbiamo l'apertura di altri alberghi imminente, quindi altri 400-500 posti, accontentiamo tutti. Buon lavoro. Grazie mille. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web, il perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Mi
Bene, allora siamo con il sindaco Lena, un progetto molto ambizioso quello di Dolomiti Plan Ground, no? Sì, assolutamente, è un progetto ambizioso che mette in sinergia le Dolomiti di confine della provincia di Udine, coinvolti 5 comuni che vogliono far comunità all'interno delle proprie comunità, quindi un progetto ben strutturato, ben fatto, con l'apporto fondamentale e importantissimo dell'Università di Udine, che è uno degli elementi fondamentali per l'aggregazione di noi comuni. Ho visto che avete messo vicino degli attori molto importanti, soprattutto pensate non solo al turista, ma pensate anche alla vostra comunità che deve perpetuare una certa identità e soprattutto nel contesto dove siete collocati è un contesto ormai di livello europeo a pieno titolo. Ma assolutamente sì, noi non possiamo pensare di fare comunità se prima non preserviamo la nostra comunità e mettiamo insieme le altre comunità per fare rete. Giustamente uno degli interventi prima durante l'esposizione è stato quello di dire non cuciamo, rammendiamo, perché è come una fase neurale, no? Piano piano i neuroni si incontrano e fanno dei filamenti, dei conduttori importanti, quindi l'idea è quello di dire bene, io vivo in montagna, vivo a Forni o nei paesi che fanno parte di questo progetto perché mi sento e mi riconosco in questa identità e per questo trasmetto la voglia di stare anche al turista e a quello che verrà a fare l'esperienza all'interno delle Dolomiti. Ecco, io penso che è un progetto che verrà premiato per una serie di motivi, ma soprattutto per un motivo, perché ho visto degli amministratori che sono coesi, sono nella stessa direzione, si confrontano in maniera non critica, ma in maniera costruttiva e questo dà il là a un nuovo programma, a un voltare pagina, una situazione molto fluida che può portare degli elementi concreti che vi porterà sicuramente in cima, è il caso di dirlo, alla montagna. Ma assolutamente sì, prima facevo l'esempio di quello che sono state le Dolomiti Griffate del Trentino, sì. O Belunesi, che sono sempre sulla bocca di tutti, no? Loro hanno fatto degli exploit, delle crescite importanti, importantissime, adesso però si trovano nella situazione in cui devono fare una regressione perché il loro territorio e le loro comunità non riescono più a ricevere i flussi turistici. Noi siamo ancora nella fase in cui possiamo fare una crescita costante, lenta, più o meno lenta, ma ecosostenibile, ecocompatibile con tutto il sistema. E questo è un elemento fondamentale che ci permette di collocarci, ci permetterà di collocare tra i primi posti proprio in Europa. Ecco, recentemente la provincia di Udine è stata collocata ai vertici nazionali, no? Per la qualità della vita. E per cui questo è un progetto che concorrerà a mantenere, anzi a stabilire anche un primato ulteriore, proprio marcato Dolomiti Friulane. Allora, le nostre amministrazioni in generale, ma io parlo principalmente per la mia, ha postato come slogan il vivere e Forni di sopra Dolomiti in tutti i sensi, vivere a Forni. Abbiamo fatto un'azione di interventi sociali importantissima per far sì che le famiglie non emigrino ma rimangano all'interno delle Dolomiti. Diamo dei bonus fino ai 14 anni di età per vivere, 1000 euro l'anno. Stiamo dando dei bonus per le riaperture. Abbiamo abolito la Tari per chi ha un minore in casa o gli oltre 65 anni. Facciamo capire che vivere in montagna c'è una qualità della vita molto alta, molto più alta che nelle città. È vero, siamo lontani dai servizi, ma stiamo cercando anche di avvicinarci con dei servizi di prossimità alle persone, in modo che chi vive in montagna dica no, io vivo in un territorio incontaminato e bellissimo. Complimenti sindaco, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Thank you.